Ciao ragazzi, bentornati su Gecko Games. Come vi avevo promesso, oggi andremo a guardare, cioè a rigiocare praticamente un poco Final Fantasy 8, un poco. Cercheremo di fare un sacco di puntatine con Final Fantasy 8, cominciando ovviamente un gioco nuovo. Io sinceramente, cioè la storia mi ricordo parecchie cose, che ci ho giocato parecchio, poi questo è un gioco che ci mette un sacco di tempo a giocarlo, però diciamo non ricordo i tasti, quindi non mi ricordo quasi niente. Diciamoci un po' la storia. Io mo comunque devo prendere l'abitudine a mettermi le cuffie, perché secondo me servono. Ho visto un po' gli altri che ce l'hanno sempre, e il Ciriola, cioè mi sembra che c'ha sempre le cuffie. I'll be here, che significa sarò lì, perché cazzi tu I'll be waiting here, ti aspetterò qui. Ah boh, per cosa? Cioè, chi ti aspetta a fa? Forché so la storia, diciamo, if you come here, che zappiamo un po' nella terra, che facciamo? You find me, te lo prometto. Beh ragazzi, mi ricordo che ai tempi la grafica era quello che era, anche se in cinematica, cioè praticamente fatto col 3D, però registrato a tipo film. Io nel frattempo sfumacchio, perché comunque è un gioco che si gioca tranquillamente, non è una cosa che tu devi combattere come un pazzacchione. Qua mo ci arriva la spada. Non so se che è Atena, no, quella era la strega cattiva. Sembrava quasi Atena di come si chiama là? Dei Cavalieri dello Zodiaco. Isabel. Comunque, vabbè, primo piano alla spalle di Rinoa, mi pare si chiama questo. La strega mica è brutta, la strega è bella picciotto. È una bella. Quello che si porta dietro tutto l'ambaradan, sembra quasi la Madonna dell'Arco. E quindi diciamo gli mancano solo le lucine. Questo è coso là, come si chiama? Cypher, penso di sì. E poi se mi ricordo bene la storia è che i due erano amici, hanno fatto la stessa scuola, poi praticamente questo qua è passato dalla parte della strega. Comunque si spappolano di mazzate, buttano magie praticamente. Noi siamo Squall, che poi è squallido. Vabbè. Bam! Gli ha fatto la cicatrice, capito? Bell'intreccio di roba. Questi due si amano. Bello il giubbino di Squall, me lo comprerei pure io. Giubbotto con la pellicciotta. Che nel 1999 era Square Enix, mi pare, ma non mi ricordo. No, solo Square. Ui, ragazzi, si comincia. Il gioco dovrebbe essere in italiano, quindi. Io ho messo Dottoressa Kadowaki. Ma Kadowaki, ti senti meglio? No, io devo fare il cazzone, mi fa male la fronte. Giocherò a fare il cazzone, quindi praticamente vediamo un po' che succede. Ah, quindi devo premere ogni volta che andrò avanti. Quindi Dottoressa Kadowaki dice: ahimè, per quello non c'è niente da fare, babbo. Pupille normali, dovresti star bene, prova a dire il tuo nome. Qua dobbiamo scegliere il nome, mi ricordo questa cosa, quindi praticamente io direi di chiamarci ovviamente Gecko, perché non so se usate le lettere piccole, le lettere grandi. Andiamo, voglio fare la cosa per bene, facciamo Gecko proprio. Poi l'hanno messo qui in ordine di cosa, no? Confermo, mi chiamo Gecko. Vacci piano con l'allenamento, la prossima volta potresti non essere così fortunato. Ah, quello era un allenamento. Quindi sei fede praticamente.
ci ha rotto il culo dell'allenamento. Perché non lo ignori? Oh, è Jack, è importantissimo, non siamo più squallidi. Non voglio scappare. Greta sconsiderata, datevi una calmata, ragazzi. Bella scarpa catenata, di Saccardo Wacky. Il tuo istruttore è... Quistis, cioè dei nomi, vabbè. Aspetta che la chiamo. Vedete se si sente la musica. Ah no, si sentono gli uccellini, vabbè, dai. Venga a prendere il suo studente, venga, venga. Ok, vediamo che si fa. Io ragazzi non ho messo filtri, non ho messo niente. Chi è quella? Ragazzi, non so se si... Jack è diventato un italiano medio. Scopate! Ah, questa è la professoressa. Voglio... Bello scarpina, non so se... La professoressa fa poca ansia, cioè... Lo sapevo, o eri tu o era Seifer. E tra l'altro non ho capito se lui non ci va nel lettino, è troppo lungo. Forza, andiamo, l'esame pratico è oggi, guarda, pure l'esame. C'è qualche problema? Ah, ecco qua ragazzi, adesso ci muoviamo. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti praticamente. Non so, possiamo parlare, possiamo fare qualcosa, io non so i tasti, porca vacca. W, Q, D, F, C, Z, ma che cacchio? No, niente di speciale. Ha ha ha. Allora, questa è la solita ironia giapponese, mi sembra di capire un mio studente un po' di più, tutto qui. Non è così semplice capire, mi d'accordo, allora parla. Dimmi qualcosa di più su di te. Ma fatti cazzo tu. E ride questo, ma che si ride? Ma che te ride, oh? Ma mo camminano da soli o le devo camminare io? Ah no, mo mi fa vedere un po' la scuola, perché... Io abbasso un po' la voce perché... Niente, niente. Fa casino. No, quindi... Ah, dobbiamo fare l'esame pratico. Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti. Facciamo l'appello, sì. Buongiorno, Gigavir. Bene, il programma di oggi. Andiamo un po'. Ne avete già sentito parlare, comunque. Guarda Seifer, l'ho detto come sta spavaldo. La prossima volta ti faccio un coso così. I bocciati all'esame scritto dovranno restare in classe e ripassare la lezione. Brando. Hanno tempo libero, mi raccomando, siate in ottime condizioni fisiche per l'esame. Presentarsi alle ore 16 nella hall, quindi ricordiamoci. Ok. Ok. Ah, Seifer. Non ferire i tuoi compagni, fai molta attenzione, io mi sono spiegata. Bene, con i partecipanti all'esame ci vediamo dopo. Jacko, vieni, ti devo parlare. Ma andiamo a parlare. Ma mo se la fa di corsa, eh. Oh, ragazzi, ma dove andate? Non essere maleducato con la stessa Trip. Trip. Non sei ancora stato alla caverna di fuoco, vero? Devi passare prima questa prova per partecipare all'esame SID. È una buona scusa, veramente no. Mi ricordo un po' io quando andavo a scuola. Beh, andremo insieme ora. Ah, insieme. Ripassiamo sul terminale di supporto. Io ti aspetto all'ingresso principale, fai in fretta. Puoi accedere al terminale di supporto dal tuo banco. Andiamo al mio banco. Andiamo a vedere un po' con il mio banco che cavolo devo fare. Allora, il mio banco. Non ti impappinare. Allora, vediamo un po'. Allora, quello che ho capito fino a mo', ragazzi, è premendo la X si fa tutto, però.
Accendi il video, dai. Allora, guida le basi, guida new. Confermato, GF di supporto per allievo Jack, ricerca in corso. Allora, il GF dovrebbe essere Guard Force, ma non mi ricordo che cacchio era. Quetzal e Shiva. Ah, Quetzal. Vabbè ragazzi, io farei una cosa, questi qua li lascio uguali. Anzi no. Vabbè, lasciamole uguali perché così almeno tutti quanti li conoscete. Shiva. Se no l'avrei chiamato con dei nomi mongoli, tipo testa di pitone, donna di facili costumi. È possibile chiamare la guida dal menu in qualsiasi momento. Premendo quale tasto? No, questa è la guida. Comandi di battaglia, istruzioni di gioco delle carte. Comandi di battaglia. Gira le pagine V guida. Vabbè, questa cosa la sappiamo. V fa la guida. Ok, però V già è un tasto che abbiamo imparato in più. È Junction. Ah sì, mi ricordo, mamma mia. L'operazione di Junction permette a un personaggio di diventare più potente e usare le abilità. Ciò vuol dire che se non si effettua aggiunge il personaggio non può neanche aumentare il livello parametri di base come la... Allora, iniziamo dalle Junction delle GF. Adesso i GF non hanno Junction. Tutti i comandi all'infuori di Junction non possono essere usati, perciò sono in grigio. Va bene. Una volta selezionato Junction, andiamo su GF e magia, questa me la ricordo. Ok, ora proviamo a fare Junction GF, scegliendo GF. Ok, premendo A appaiono le abilità già prese dal GF. Per esempio le abilità HP e RS. Ora scegliamo un GF. Ah, c'ho Ifrid e Shiva, ce l'ho. Scegliendo Quetzal, le abilità acquisite saranno apparire in bianco HP nella finestra dei parametri. Vabbè, fare magia e HP RS. Ma perché adesso non si possiede la magia, non si può fare aggiungere magia, si può fare la selezione delle abilità. Vabbè. Ok, bel casino, ragazzi, però una volta fatto era molto bello. Tu quelli là che se lo ricordano bene, sicuramente quando guarderanno i video diranno: ah cazzo, non avevi fatto il GF, la Junction a quella magia e bla bla bla. Ok, quindi prima di tutto selezionerò uno slot. Ok, la finestra viene in abilità non comando dei personaggi della squadra. Vabbè, appena le abilità comando. Ma capito, stai facendo un casino. Vabbè, abilità delle squadre dei personaggi, va bene. Perché adesso non si possiedono magie, assegniamo il comando assimile alle abilità comando per assimilare le magie, giustamente. Ok. Quindi praticamente adesso noi, questo qua sarà il menu che avremo quando combatteremo, e avremo praticamente a disposizione, siccome adesso non abbiamo le magie, abbiamo messo assimile GF per lanciare la magia del Guardian Force, qua come cacchio si chiama, e degli oggetti da usare praticamente, se abbiamo delle pozioni, delle cose. Qua invece l'abilità magia più 20 per esempio, quindi avremo per esempio una magia con più 20% di cose. Fine della spiegazione, bravo. Ma come si torna indietro con la V? Simboli, aiuto, che sei simboli? Ah vabbè, fuoco, acqua, gelo, morte, veleno, vabbè. Comunque questi qua li impareremo mano a mano. Non so se me li devo vedere per forza tutti. Beh, comunque queste qua sono tranquille. Premere Q per attivare e disattivare la finestra di target. Z e C. Ah, quindi Z e C per fuggire. Anche se si fugge la partita si possa ottenere exp, non fa niente, ok. Vabbè, quindi finito qua praticamente, ok. Se facciamo V dovrebbe uscire. Poi le basi non so che cacchio è. Ah, il Guardian Force. Sì, vabbè, ha detto bene. Allora, richiamare la guida per nozioni pratiche, bla 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 bla. Il Guardian Force è un corpo energetico indipendente usando bla 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 bla. Possiamo perdere la memoria, richiamare la guida. Vabbè, comunque
la W è per tornare indietro, e questo l'abbiamo capito. Ok, mi basta, dai. Quindi praticamente mo dobbiamo andare dalla professoressa a fare il test, penso. Dobbiamo andare là, non mi ricordo dove cacchio dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Sono in ritardo. Ops. Dai, facciamo i gentiluomini. Questa è in ritardo. Sai se la lezione è già finita? Che tragedia! Ma qui è molto più grande del garden dove stavo prima. Ah, questa è venuta da fuori. Mi potresti fare un giro qui intorno? Fattiamola a fare il giro, va bene. Basta che ce la dai dopo. Andiamo con la scienza dal primo piano, mostrare la mappa direzionale che si trova al centro della hall. Andiamo. Ma questa viene con me. Chi è sto tizio? Tieni queste carte, me le ha regalate mio fratello, me non le uso, se ti piacciono prendile. Ah, ok. Allora, se vuoi giocare a carte con qualcuno, parla con lui premendolo A e ti chiederà di giocare a carte. Vabbè, tutto a posto. Ma io non sono capace di giocare a carte. Ho ottenuto 7 carte. Bene, così almeno abbiamo le carte. A 7 e mezza, un po' di scopa, un po' di briscola. Andiamo un po' a vedere nella hall. La mappa direzionale è lì. Ok, no, non so perché. Guarda che casino la mappa direzionale. Questa è la mappa direzionale della U del primo piano. Il garden di Balam è molto Balamb. Per decidere dove andare. Domandina, come si usa? Che cacchio ne so. Si sceglie la distanza, si muove il cursore che si preme X. Allora ti spiegherò qualcosa di tutti questi edifici. Sì signore. A nord del garden c'è il dormitorio. Vabbè. Anche io ci si può riposare e cambiare i vestiti. La mensa si trova invece a nord dell'area ovest. Comprare i panini della mensa è una guerra, c'è sempre la fila. Il garage a nord dell'area est. Si va a prendere la macchina lì. Ah, quindi a sud c'è l'ingresso principale. Che ti succede? No, niente, perché si deve incontrare Oquistis con la professoressa. Poi il giardino. E qui ci sono andati avanti, ah sì, lo so, ci sono il festival studentesco, praticamente il saggio di fine anno. C'è l'infermeria, quindi voi qua. Akadowaki, Mandowaki. Poi nell'area est c'è il centro di addestramento. Ci sono dei mostri veri dentro, non bisogna sottovalutare, sono molto pericolosi. Ok. A sud della c'è la biblioteca. Ok, la tua classe è quella seconda piano, te la ricordi? Ah sì, me la ricordo, e mo' leva di dare valle. Ah, il paese si chiama Cid. Cid, bellissimo. Tutto chiaro. Ah, mo' ti levi dare valle, che devo tengo da fare. Ci vediamo dopo, allora ho fatto l'esame scritto in un altro garden. E oggi farò l'esame pratico Cid come te, buona fortuna. Grazie, ciao. Poi dopo... Cosa mai me la dai? Questi qua che dicono qualcosa? Ragazze! Faccio l'importuno? Sì, lo so dove sta l'ingresso principale. Allora, cominciamo a salvare la partita. Come si fa? Così? No, così? Ah, ok, già sto cominciando a capire. Con la D. Allora, io userò il secondo folder. Che praticamente... il primo ce l'ho già tutto fatto. Allora diamo un'occhiata alle junction qua. Allora praticamente che c'ho? GF, Quezza, le Shiva. Ok, quindi ce le siamo messi tutte e due. Ma G non c'è, no. Giustamente, vedi, non posso giungionare. Allora praticamente abbiamo detto che ci mettiamo GF. Poi ci mettiamo assimila e oggetti. Qua abbiamo un ciufolo. Quindi praticamente abbiamo l'attacco GF e compagnia bella.
Ma che penso che possiamo andare pure via. Qua c'è pure la configurazione dei tasti, ma... Controlli, cambia impostazione controller. Ma niente di straordinario, normale. Cursore inizio memoria, che vuol dire? ATB, attivato, che è ATB? Scan una volta, sempre. Rotazione scenario, velocità battaglia, messaggio. Vabbè ragazzi, poi magari li cambiamo piano piano. Ma quello che dobbiamo fare, andiamo dalla professoressa, poi ci facciamo questa missione qua insieme alla professoressa. Come si esce da qua dentro? Mi scusi, capo. Ho capito, ma io sta scivero. Tutto a posto io. Ah, queste qua se ne vanno al cinema, bene allora. Scusa amico, ma tu che stai facendo? L'ho comprato un venditore ambulante. E quindi? Praticamente questo va a trovare i suoi, a noi non ce ne frega proprio. Sappiamo anche che cacchio è. Ma la professoressa Quistis, dove cazzo sta? Che è sto cosa? Mi ricordo che qua si pigliava tipo qualcosa. Jack, cosa sono io? Preso energia. Boh. E ora mi devo ricordare tutto, ragazzi, non è che... Eccola. Ah, che sta la professoressa? Ah, si è cambiato, cazzo. Quindi praticamente è tipo esperienza, i nostri GF faranno esperienza. Capito, ma già l'abbiamo visto sto fatto, professoressa. Ma le ho fatte già e giunge. Vediamo un po'. Ok. Sì, ma lo so sto fatto, basta. Sì, dai. L'abbiamo già visto, quindi ragazzi me la sono sparagnato. Quindi ora dobbiamo andare alla caverna di fuoco e ci spiego come le magie. Intanto raccogli più magie possibile utilizzando il comando assimile e il comando accumulo che apparirà di seguito. Beh, andiamo. E andiamo. Ah, quindi praticamente... Ma dove cazzo devo andare? No, ero uscito praticamente fuori. Scusa, maestra, non ho capito un cazzo! Non ho dimenticato niente, ti aspetto qui. Torna in fretta. Beh, andiamo. La caverna di fuoco dove si svolge l'esame si trova a est. Vabbè, quindi praticamente dobbiamo uscire per forza fuori. Ok, quindi lui dice che si trova a est. La caverna di fuoco, eccola là. Mi ricordo, ecco qua ragazzi, ma incominciamo a partire con i combattimenti. No, ma praticamente io non mi ricordo come... Premi E con il Renzo Zuken. Allora, noi dobbiamo aspettare che si carica il coso per attaccare. Ah, quindi dobbiamo usare pure Quistis. Mi ero dimenticato. Però non mi ricordo come si girava la telecamera. Vediamo un po' di assimilare un po' che cosa. Ci abbiamo un po' di magie, non so che tipo di magie abbiano questi qua. Tanto l'energia ce l'abbiamo. Meglio di assimilare anche l'altro. No, l'inquadratura penso sia automatica alla fine, non... E poi non è che mi ricordavo tantissimo comunque, no. A questo punto usiamo praticamente ci vuole vedi, piano piano mi sto ricordando un po' di cose.
ma glielo facciamo usare giusto perché così almeno fa un po' di esperienza. E qua facciamo la scoperta del primo GF, che dovrebbe essere Kezal, penso. Sì, questo è Kezal, che fa, che spara i fulmini. E al momento praticamente toglie sui 200-300, quindi non è che chissà che cos'è. Ok, quindi otteniamo questi punti esperienza. Pietra con poca forza magica. La carta delle Smator. E hanno ottenuto i 2 AP. Mo cerchiamo di arrivare nella caverna. Non ci arriveremo mai perché praticamente ci fanno sempre. Troveremo sempre dei nemici. A qua ce ne stanno 3. Addirittura. Quindi praticamente a lui gli facciamo tirare Shiva adesso. Poi ci sta anche il fatto che praticamente la velocità di caricamento dei GF cambierà, più andremo avanti e più saranno forti, praticamente si caricherà prima, ci metterà meno tempo, cioè è tutto da fare. Questa qua è Shiva, bella tizia. Il congela ovviamente un po' come il Crystal con polvere di stelle, e questi qua si sono accappottati tutti quanti. Per il momento Shiva è quella più potente. Ok, quarzo magico, vabbè, Shiva level up, vedi? Quindi più andiamo avanti più praticamente. Ora ti spiego come funziona il presente generale. Ah, no, ma dobbiamo fare aggiungere le magie. No, ok. Ok. Selezioniamo magie. Ok. Quindi praticamente noi abbiamo la magia Freeze qua. Scegliendo FRZ, non so se è Freeze. Ah, ho capito. Scegliendo una magia, questa è indicata vicino al parametro associato al suo nuovo valore. Ma non ho capito. Quindi praticamente attacco aumento forza fisica, personaggio. Magia migliora forza magica del personaggio e difesa privilegia HP personaggio, vabbè. Ma ok. Non è male, dai. Andiamo. Ma oh, che palle per il Gunblade. Ok, allora vediamo come funziona il Gunblade, che non mi ricordo. Nella finestra sarà pari ai parametri del personaggio. Ci sono i parametri base come HP, FRZ e forza. Nella seconda finestra ci sono i parametri elementari di status, ok. Nella terza finestra i parametri di GF, ok. Gunblade, infine questa finestra sono indicati i parametri riguardo alle tecniche speciali del Gunblade di Gekko. Per esempio si può impostare il Gunblade in automatico e visualizzare l'indicatore in uso Kyuken. No, non mi interessa sinceramente. Senza premere. Il computer. Ok. Che succede? Della spiegazione. Ok, ma ho capito, io più o meno. Allora facciamo una cosa, chiamiamo il menu e andiamo dentro a status di Gekko. Allora il Gunblade automatico off, questo sì,
Colpo imperiale, vabbè, torno indietro. Ce l'ha pure Quistis lo status, vediamo un po'. Sguardo laser, vabbè, quindi c'è lo sguardo laser lei, sono i cazzi suoi. Quindi praticamente allora ragazzi, la junction di Jackshaw, di Jackshaw. Allora, praticamente abbiamo messo auto, attacco, non ce l'aveva messo perché quella è una zoccoluna. Allora, noi qua non ci abbiamo niente per il momento, vabbè. Poi che ci abbiamo? No, un attimo solo, la junction di Quistis. Non c'ho cazzo Quistis. Vabbè. Tanto l'esame lo dobbiamo fare noi, quindi andiamo. Sono sti tizi col cappello di paglia qua. Quindi conto delle tue abilità, opera scelte opportune, 20 minuti, 30 minuti, che ne so, fa 30 minuti, molto bene, buona fortuna. Io mi ho scelto 30 minuti, ma non penso di durare 30 minuti, ragazzi. Posso aiutarti nella battaglia, ma tu dovrai scegliere dove andare, ricevuto. E dove vuoi andare? Tanto qua è una... cioè si ci va tranquillamente. Questi se non mi vengono andare meglio quando vengono qui con me. Sarà colpa del mio fascino. Questa qui è proprio strana. Questa vuole spezzare la tensione, ma secondo me vuole pure un'altra cosa, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Ecco qua, mo' qua facciamo il primo incontro con i mostri nuovi. Allora, vediamo un po', Jacko magari faccio un po' di assimila perché non ce l'ho. Abbiamo pigliato la magia Thunder. Tanto sono pure abbastanza scemozzi questi, io faccio, mi assimilo un po' di roba perché comunque tanto queste subito muoiono. Beh, a questo punto lo sputo un po' per farvi assimilare un po' di roba. Poi i GF accumulano punti AP, non capisco per quale motivo, se non li abbiamo usati. Allora, ma questa volta andiamo di qua. E qua c'è una fonte di energia, l'ho vado 5. Andiamo a Jacko. 14 5. Ma c'è un cazzo. La cosa di questo gioco è che praticamente quando vai in giro, cioè il tizio ci ha fatto scegliere quanto tempo abbiamo, non so, gli attacchi gelo. Boh, ma tanto che cacchio mi frega a me. Andiamo per il momento assimilo un po' perché... ah beh, quindi praticamente c'hanno tutti i file qua come stanno le cose. No, quindi questo usa la magia file. Qua praticamente poi gli buttiamo uno Shiva. Che comunque... poi praticamente quando ci attaccano e noi stiamo caricando una magia, il G, il Guardian Force, là come si chiama, perde un po' di energia, perché in quel momento si sta usando l'energia del Guardian Force. Però mo penso un polvere di diamante, vedi, no? Cioè con Crystal il cigno, no, come cavolo si chiama. Questo simpatico. Comunque, ecco qua, vedi, l'abbiamo fatto tutti quanti insieme, usciva tranquillamente. Ma dovremmo aver preso un po' di punti esperienza. Ecco qua, level up, siamo saliti. Quarzo magico, sto quarzo magico. Ok, ma leviamoci dalle palle da dentro a questo qua, che palle.
Chi è questa volta? Oh madonna, chi è? Qua devo assimilare subito, voglio. Devo assimilare quello che non so. Ah, magia Blizzard, dai. Sicuramente a me questo mi sembra un po' un emerito imbecille. Che appena mi ricordo, pure che c'era un modo di premere proprio mentre fa l'attacco per renderlo più potente, che non tutte queste cose non me le ricordo più. Ok, per stessa cerchiamo di muoverci da qua, perché se no non arriviamo mai. Siete davvero forti. Ah, ma erano due topi quei cosi, può essere visto. L'esame inizia qui. Ah, praticamente finiamo abbiamo perso tempo. Mo? Bam! Mo so cazzi. Ah, questo è il primo vero boss, diciamo, che dobbiamo sconfiggere, che qua veramente sono cazzotti. Qua è meglio che non assimiliamo niente. Cazzo. Vediamo un po'. Chissà quanta energia c'ha questo, io non mi ricordo. Anche perché la professoressa non c'ha nessuna magia che posso usare, soltanto un supporto così. Dai, nel frattempo noi gli buttiamo un po' di polvere di diamante. L'altro invece che cos'era? Mi sembra che erano i fulmini, quindi non va bene. Ci serve una cosa di ghiaccio. So quante volte vedremo in questo gioco queste scene. Cioè, 76 praticamente non gli abbiamo fatto un cazzo. Vabbè, tanto se la piglia sempre con la professoressa, quindi è tranquillo. Facciamo che è uno sporcaccione. Facciamo una simila, uno scan e usa subito su di lui. Così vediamo un attimo Ifrid quanto è potente. Bam, ci ha dato un cazzottone in testa, ci ha fatto come tonno io. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Lo scan ci fa vedere tutte le informazioni. Allora, praticamente livello debole contro il ghiaccio, giustamente, assorbe l'acqua. E c'ha 720 su 1068, quindi vabbè. Quindi un po' alla volta dovremmo riuscire a farlo. L'importante è che se la piglia con lei e non con me. Comunque Shiva, vedi, già per esempio va un po' più veloce, no? No, non mi ricordo come cacchio devo premere. Diciamo che come primo mostro non c'è male, perché comunque non è che lui vuoi togliere chissà quanta energia, però noi ne abbiamo veramente poca, 198, mi sa che ci conviene quasi pigliarlo ammazzato con la spada. Andiamo a Quetzal quando gli leviamo. La professoressa pure dà una mano, perché comunque a 40 a 40 alla volta, diciamo, non è male. Pangre, cazzottone a me, mi ha tolto un po' di energia a Quetzal. Vediamo un po' la tempesta di tuoni come gli va. Vediamo un po' quando gli leva questo. Non gli leva tanto, quindi non ci conviene usarlo praticamente, quindi. Allora la professoressa, non ci rompere i coglioni a noi.
Vediamo un po'. Ma penso che gli abbiamo tolto oltre 400, 500. Anche se comunque probabilmente usandolo più volte cioè probabilmente salirà molto di livello via Mashiga. Anche se Ifrit mi sembra che gli... Ah no, l'abbiamo ucciso, dai. Ce l'abbiamo fatto. Riattiva un assetto di guerra del GF. Ah, questo è importante. Abbiamo ottenuto la carta Ifrit. 20 AP. E comunque ci teniamo Ifrit come Ifrit. Hai ottenuto un nuovo GF. Se ora farai giungendo a questo GF potrai usare l'abilità J elementare. Ti spiego cosa vuol dire tutto ciò. Vediamo che cacchio dice, poi torniamo di là, salviamo e finiamo questa puntata. Il processo di giungendo non so, permette di cambiare i parametri in base ai personaggi come forza o magie. Quindi ah, le abilità elementari, quindi ok. LAD diventerà bianco indicando di un giungione elementare, quindi premendo a sinistra capito, appare alla finestra giungione elementare, funziona nel medesimo modo degli altri. E la magia da assorbere da assorbire. Non è possibile far aggiungere magia non elementare come energia. Che bella chiavica. Ok. Cioè un danno ai nemici sensibili a tale evento sarà aumentato del 50%, e questo ad esempio mi piace. Capito. Sempre queste robe non è che me la ricordavo tanto. Quindi praticamente attacco, difesa e poi quello sotto. Quindi quando... verrà assorbito. Ok. È tutta adesso armata. Vabbè. Quindi praticamente fine della spiegazione. Vabbè, se lo dici tu. Vediamo se ho capito qualche cosa. Quindi praticamente andando a sinistra LAD. Allora questo è STAD. Che cavolo era ST? Mannaggia, già non mi ricordo più. Elemental AD, non posso fare un cacchio. Thunder Fire. Che giustamente qua il fire non gliene frega niente a nessuno, quindi... Ho capito, praticamente qua... Era, facciamo difesa. Quindi praticamente mo lui, quello che abbiamo messo, è che dovrebbe assorbire... Allora aspetta però, noi abbiamo un giuncio nuovo. Con Ifrit, ok, quindi facciamo un po' di difesa. Basta, cioè solo questo. Quindi praticamente è Junction alle magie. Vedi, adesso mi ha messo il Thunder qua. Elemento all'attacco, ecco. E poi
status attack. Vabbè, questo è un status defense. Elemental attack, elemental defense. Ok, praticamente per il momento, siccome abbiamo un ciufolo, non, cioè non importa più di tanto, quindi probabilmente se usiamo Ifrid qua dentro, per esempio, o il fuoco, succede un cacchio, quindi a questo punto questo lo facciamo fuori così. Cerchiamo di levarcelo un po' dalle palle direttamente. Ma a lei, per esempio, le fa male. A noi, se ho capito bene, la magia dovrebbe essere assorbita e quindi non dovrebbe fare quasi niente. Vediamo se ci leviamo a sto testa di zucca dalle palle. Un po' scassavale il testa di zucca. Ok, se n'è andato il testa di zucca. Niente, è un gioco a turni, se, come avete capito. Nessun oggetto. IGF hanno ottenuto un AP. Cerchiamo di levarci dalle palle di questo posto, perché veramente è un casino. Qua se no ci fanno combattere ogni 5 minuti. Il tempo dovrebbe bastare comunque. Allora, questo qua è un mezzo imbecille. Quindi praticamente io farei un paio di attacchi normali così. Vediamo se si leva un po' dalle scatole questo. Sì, è stato leggero proprio. Se non sbaglio nell'attacco c'ho pure il Renzo Kugen, no, che cacchio si chiama, perché ho poca energia. Quella è una magia che si fa quando sei in pericolo, diciamo che è un colpo che puoi lanciare quando stai per morire per cercare di salvarti. Ma vediamo se lo riesco a fare così. Vi faccio vedere pure questo qua. Qua nemico attacco alle spalle, qua. Eccolo qua, Renzo Kugen. Vediamo che io devo premere come un pazzo qua. Che mi sembra che lui qua alla fine fa non so che cosa. Ma io premo come un pazzo, vediamo che ne esce. Ah, ecco qua. Più premo, praticamente esce, diciamo, la sferzata finale. È una bella cosa che magari può servire nel momento di bisogno. Shiva si è fatto un level up. Dai, ce la facciamo uscire da questo posto? Ce l'abbiamo fatta. Mo? Che si fa? Si torna a casa? Ok, qua ci siamo riusciti pure senza che nessuno rompesse i zebedei. Mo? Ben fatto. Allora, credo che sia meglio che tu faccia un ripasso generale prima di salire insieme a Reside. Devi verificare se tu vuoi ripetere l'addestramento di GF. Come addestrare un GF? Un GF sale di livello con di esperienza e apprendendo le abilità grazie all'accumulo di AP, punti abilità, esperienza e AP. Il livello di GF, l'AP, anche se acquisito in battaglia, può essere ripartito dal giocatore per apprendere diversi tipi di abilità. È quindi possibile addestrare il GF. Ah, quindi possiamo pure. Ok. Quindi scegliendo il GF, per esempio Shiva, appare una finestra con vari parametri, quindi per esempio apprendi
Ah, ecco. Quindi praticamente saremo noi a decidere che cosa ci serve come abilità per il GF. Capito? Per esempio, mo forza era completo, ci serve resistenza. Ok. 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 Se si vuole far appena G, fa bene G elemento, l'attacco. Basta spostare il cursore su G elemento all'attacco. Ok, e confermare. Ok. Ma ok. Quindi tutto quello che prenderemo in battaglia come punti abilità andranno a finire in questa sezione qua. Ah, ok. Quindi quando apprenderemo delle cose si sbloccheranno quelle nuove. Ok. Grazie, professoressa, sia meglio. Sia meglio, la migliore. Torna in camera e mettiti l'uniforme, poi fatti trovare nella hall. Ok, ragazzi, ma allora noi facciamo una cosa, andiamo. Che pigliamo qua? Un po' di energia. Chi è sto tizio? Scusami. Come sei antipatico pure tu, però, No, boh, ma la faccio un bacio muro. Papam! Si è distrutto Squall. Ok, questo qua sempre sta aspettando i familiari. Qua queste qua se vanno sempre al cinema. Non so. Cioè, ovviamente stanno ancora qua. Di qua si esce, di qua si entra. Ok, ragazzi, allora io salverei. Facciamo una bella cosa, andiamo in camera a salvare. No, aspetta, il dormitorio non è qua. Il dormitorio mi pare che era da queste parti. Qua che ci sta? Non mi ricordo. Scusa, il dormitorio. Ragazza, bella. Ma che è? Qua che nessuno di tutti quanti si fanno i cazzi loro. Mensa. Ah, quindi ci stanno i cosi qua. Dormitorio, eccolo qua. Andiamo in camera nostra. E salviamo direttamente in camera nostra. Ciao ragazze. Comunque è pieno di femmine sto posto. Il personaggio andrà benissimo. Ok ragazzi, noi salviamo qui. Se ci fa salvare. Ah, salva dal menu. Scusami. Ok. E facciamo secondo blocco. Salvataggio completato. Ok ragazzi, a questo punto, dopo aver imparato queste cose, io direi praticamente di passare appresso. No, praticamente lui sta imparando quello che stanno imparando, quindi meglio che lo lasciamo così, almeno finiamo quelle là che abbiamo iniziato prima. Ok ragazzi, come prima puntata io direi che va bene, più o meno abbiamo capito come funziona il gioco. Se c'è qualcuno di voi che lo sa giocare benissimo, perché so che ci stanno un sacco di cose strane in questo gioco, tipo il timing dei tasti, quando premere i tasti, quando fai l'attacco, un casino praticamente. I junction sono un casino veramente bestiale, non l'ho mai visto in altri giochi, veramente da scervellarsi. E quindi praticamente vi esorto a scrivere nei commenti qualcosa che io non so. E ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, andremo, ci metteremo l'uniforme, andiamo a fare l'esame e vediamo un po' che cosa succede. Un saluto da Gecko, iscrivetevi, condividete, vi ringrazio per tutte le iscrizioni che state facendo e ci vediamo al prossimo video con Final Fantasy 8.